Buongiorno amici di BDR Channel, in diretta da Lucera per la quinta prova della AMBC. Siamo arrivati alla giornata della domenica, alla seconda fase dei nazionali. Quando entrano in pista i nazionali della parte alta, si sono concluse le qualificazioni per definire i magnifici 16 che verranno accoppiati a questi, ehm, a questi nazionali. Per poi andare a, fornarne, a formarne altri 16 da accoppiare ai 16 professionisti che entreranno in campo alle ore 13 quindi è davvero tutto pronto per eh, vivere insieme una grandissima giornata di biliardo coloro che hanno acquisito il eh, il diritto di giocare con i nazionali della prima fascia sono Propato Giuseppe, Rossetti Rossano, eh, Maceri Biagio che ieri ha vinto nell'ultimo match che vi abbiamo trasmesso alla Bella contro eh, Max Caria, poi c'è Nicola Sgroi, Muro Giovanni, Ciro Davide Rizzo, David Martinelli, David Daniele Ciammella, Fabrizio Borroni che è proprio qui inquadrato che tra poco giocherà contro Alessandro Mascia poi Moscatelli, eh, Domenico Scerra, Stefano Alasso, Michele Cipriani, Massimo Di Mola, Paolo Spadaro e Lu Luigi Renna. Eh, appunto tutti questi giocatori che vi ho nominato verranno accoppiati ai nazionali, per esempio vedete sul biliardo 1 Andrea Aragonesi e via dicendo. Quindi eh, 16 partite sicuramente molto emozionanti e i vincitori di queste partite appunto verranno accoppiati ai professionisti che attendono di entrare in pista alle ore 13. Sotto la regia di Mirko Bianchi, due cameraman a bordo campo che sono Fabian Arte e Simone Favalli, è quasi tutto pronto per dare la via a questo avvincente incontro. Fabrizio Borroni che lo scorso anno ha sfiorato davvero... Un sogno, quello di vincere la prova di Lucera, ha ceduto le armi solo in finale contro uno straripante Achille Mignolo. Eh, un grande percorso, 13 vittorie, ha eh, interrotto la sua striscia positiva alla quattordicesima Fabrizio Borroni. Che certo non scopriamo eh, sicuramente oggi. Fabrizio, che è stato un po' lontano dalle scene del biliardo, ma poi quando è tornato, eh, il gioco di Fabrizio e la classe di Fabrizio sono assolutamente straordinarie. Eh, il suo avversario è appunto un sardo, ma emergente neanche più di tanto perché adesso l'abbiamo visto eh, per molte volte sia sul tavolo televisivo. Si è tolto anche la soddisfazione di ehm, indossare il gilet della nazionale italiana nel team 2 eh, a Calangianus nella sua terra, la Sardegna, la compagine sarda che si sta espandendo oltre a eh, appunto, Alessandro Mascia. Il mitico Fabio Mura che abbiamo avuto in commento eh, anche ieri, poi Giacomo Marginesu, anche Sanna, insomma il, la compagine sarda piano piano si sta allargando e questo è chiaramente pieno merito anche della dirigenza della, della Fibis Sardegna capitanata da Paolo Scaramuzzi. Sotto sotto la direzione arbitrale. Eh, Ah, infatti è inquadrata anche proprio la moglie di Paolo Scaramuzzi, Nerella Muzzi. Sotto la regia arbitrale del signor eh, Adonizio possiamo darvi all'incontro. Cioè adesso ci sarà il tirage eh, alla bande che determinerà chi eh, giocherà il primo tiro e si aggiudicherà appunto la... giocherà, sarà il detentore della biglia bianca. Il nostro Mirko ci ricorda di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Infatti mi suggerisce Mirko di dire che a noi l'iscrizione serve molto, fa una grande differenza perché abbiamo visto che ci sono moltissimi utenti che ci seguono, migliaia di utenti che ci seguono, ma che non sono iscritti al canale. Ecco per noi l'iscrizione fa una grande differenza per la crescita del canale, la divulgazione di questo meraviglioso sport. E quindi vi preghiamo davvero, eh, a parte gli scherzi, a parte i richiami anche un po' fastidiosi con questa campanellina di Mirko davvero di iscrivervi al canale per diventare sempre di più. Adesso siamo a quota, spioriamo quota 44.000, cerchiamo di arrivare almeno a 50.000 per il gran finale di, di San Venzano. All'Achito Fabrizio Borroni, appunto detentore della, della biglia Bianca. Intanto vediamo Mirko anche gli accoppiamenti. Andiamo il rullo per queste prime battute di questo primo set. Dragonessi se la vedrà contro Giuseppe Proprato eh, Torre Rossano contro Rossano Rossetti e Rossano Rossetti ha già preso il largo nel primo set, praticamente vinto 52-8. a Giovanni Triunfo. Che praticamente gioca in casa. Se la vede contro Biagio Maceri. Rocco Summa contro Nicola Sgroi. Lopez contro Giovanni Muro. Una grande partita, questa con, eh, un con dei giocatori davvero di comprovata esperienza. Stefano Della Torre contro Ciro Davide Rizzo. Fabio Mura, che abbiamo nominato poco fa, eh, compagno di, di squadra di Alessandro Mascia, se la vedrà contro David Martinelli. Compagni di team, tra l'altro, perché David Martinelli gioca nel. Eh, nella squadra del Calangianus, Maico Lunardi contro Daniele Ciammella, eh, Daniele Giovannini contro Fernando Moscatelli, ecco anche il tabellone che ci propone Mirko senza farci perdere neanche un tiro di questo eh, emozionante incontro. Um, adesso poi andiamo a Repoli se la vede contro Scherra, Lamanna Alassio, Lestino Cipriani, Diomaiuta Di Mola, Barbini Spadaro. E putignano renna che potete seguire sull'altro canale eh, che abbiamo di nuovo aperto perché la connessione è abbastanza stabile eh, tocchiamo ferro quindi abbiamo provato a offrirvi anche la partita che si gioca sul bigliardo 15 che da questa inquadratura vedete il bigliardo che si trova, se ritorni sulla telecamera principale eh, Mirko, è il bigliardo 15 è quello che si trova in alto a sinistra e vedete impegnato proprio Putignano, eccolo lì sul bigliardo 15. E c'è un'altra sezione, se voi ricaricate la pagina di Bigliar Channel, c'è un'altra sezione dove potete vedere anche la partita di Putignano contro, contro Renna, eccolo qua impegnato. Putignano che sta ultimando, credo, la, la prova biglietto Tanto parte con grande vantaggio Borroni, più che altro per un infortunio un su una conclusione di sfaccio per Mascia, dove ha regalato a Borroni 10 punti, nel tiro successivo ne ha realizzati 7, Fabrizio parziale, parziale di 17-0, subito in difficoltà. Eh, Alessandro Mascia che qua chiaramente con il rest va in copertura una copertura che gioca in modo perfetto Alessandro perché appoggia la sua alla corta e tra l'altro c'è questo pallino che può schermare la, la naturale conclusione di divisione infatti vedete Borroni deve giocarla di tutto effetto buono eh, si disimpegna alla grande Fabrizio perché allunga il gioco e riesce a dividere in maniera ottimale, bricolla per eh, Alessandro Mascia eh, sul largo. Eh, ma il peggior difetto di questo tiro che è anche corto quindi offre subito questa possibilità a Fabrizio Borroni di ricavare questo giro. È un giro che Fabrizio non gioca al meglio, perché gli salta un po' addosso, quindi stringe troppo la traiettoria della biga avversaria. E tra l'altro non difende offrendo Mascia una possibilità di sfaccio che non riesce a capitalizzare solo tre ne offre a sua volta a Fabrizio Borroni una buona opportunità. 4 punti per Fabrizio le biglie rimangono nello stesso lato del tavolo quindi avrà l'opportunità di replicare Alessandro, lui che è un colpitore cristallino però nelle prime fasi di gioco si devono un po' affilare un po' affilare le armi bisogna trovare feeling col tavolo ancora una volta una steccata un po' troppo rigida per, per Alessandro che ricava ancora il pallino da 3 eh, tra l'altro forse mh, Borroni ha a disposizione questa, questo passaggio tra Birilli e Pallino, siamo un po' al limite ma vediamo se con lo strato riesco a percepire qualcosa. Sembrerebbe averla. Eh, la steccata alla grande Fabrizio Borroni. Che capolavoro di Fabrizio! L'ha tenuta bassa di forza, anche un po' parabolata dalla grossa. Tre passate spaccate per Borroni. 10 punti fino adesso. Il tiro più bello dell'incontro, di una delicatezza disarmante. Borroni che controllo. Bravissimo, Fabrizio. Tiro più bello dell'incontro fantastico borroni in divisione alessandro trova una buona una buona presa di biglia anche se non gli garantisce una grande difesa attaccabile da una bricolla abbastanza facilmente da, da borroni bricolla sempre delicata soprattutto su un bigliardo che in cui si fanno primi tiri, ma Borroni sembra aver quadrato già da subito il bigliardo anche sulle conclusioni di calcio. Oltre alla bellissima conclusione di prima che ha fatto al tiro precedente, sono altri sei per Borroni, adesso un parziale anche abbastanza generoso. 37 a 6, ma sicuramente Alessandro deve cercare di prendere un po' più feeling col tavolo, soprattutto. Non solo sulle colpiture ma anche sulle forze. Adesso è già la terza volta che rimane corto, quindi dovrà necessariamente aumentare il proprio standard di gioco se non vuole terminare anzitempo questo, questo incontro. 10 punti di Buroni su questo traversino, giocato molto più in attacco anziché nel cercare di gestire difesa. Eh, il punteggio. Per la situazione di punteggio era troppo importante per Fabrizio realizzare 10 punti, 47 a 6, ma scia per adesso un po' assente, ingiustificato, certo che il parziale non aiuta a livello mentale a rimanere, a rimanere concentrati. Scatolino allargato per, per Borroni. Potrebbe realizzare anche un pallino da tre che pallino realizzato, ne arriva a 50 punti. E qui prendere in pallo Mascia su questa conclusione di angolo. Eh, anche forse anche Mascia non vede l'ora che questo set termini perché fondamentalmente non c'è stata proprio partita 4 punti per Borroni che sembra aver trovato proprio le forze di, di questo tavolo anche su questa ringaruffata su questo giro Dopo aver fatto 6-7 metri con la biglia avversaria, va assolutamente in difesa. Vediamo se questa conclusione poi per Mascia, soprattutto per la fase successiva, darà un po' di morale, 4 punti su questo 2 a mod di 3, Bricolla. Il pallino non infastidisce più di tanto per la colpitura della biglia battente, mancano 6 punti a Fabrizio Borroni e sei punti che potrebbero venire anche con questa conclusione ci va vicino ne realizza quattro, si mette 58 tanto saluto tutti i nostri utenti che ci hanno eh, scritto in chat e molti mi, mi chiedono de, che fine ha fatto il mio socio, il mio socio ha avuto qualche Problemino di febbre quindi non è, non è arrivato. Cercheremo poi nel pomeriggio se la connessione è stabile, magari di, di collegarlo dal remoto. Però insomma sta bene, ma non era il caso di, di affrontare una trasferta. E intanto chiude ehm, Borroni con questo giro a tornare indietro. Realizza già il pallino da 4, che era più che sufficiente, realizza anche 4 punti di castello. 8 in totale 66. A 10 il parziale pubblicità per noi. Ogni pezzo di legno è un racconto. Ogni taglio, ogni tassello è un capitolo da scrivere con cura. È così che prende vita un capolavoro. L'incontro perfetto tra creatività e maestria. Una storia unica da raccontare. Maio Bergomi, costruttori di passione. E oltre all'assenza di Gianluca, molti stanno chiedendo come mai Maggio non abbia giocato il match successivo a quello di Giachetti. Maggio ha dato forfè perché non si è sentito bene, solamente adesso la situazione di Salute di Maggio è eh, tranquilla, sta benissimo, l'ho visto anche ieri verso le 22 eh, quindi un eh, era un po' in affanno e quindi non se l'è sentita di affrontare l'incontro, eh, valevole appunto per il passaggio a questa giornata. Insomma, la salute prima di tutto, poi dopo viene anche il biliardo per un campionissimo, insomma, come in Maggio, però ecco, Maggio ci tengo a rassicurare tutti che Maggio sta benissimo e quindi purtroppo non, non se l'è sentita di giocare la partita decisiva per entrare nel tabellone appunto, dei, della seconda fase dei nazionali. 12 a 0 il parziale, è partito bene Mascia sfruttando al meglio la prima opportunità di Travezzino, vediamo se sfrutta anche questa per prendere un discreto parziale, solo due per Alessandro, vediamo... La forza della Biglia Bianca, se tornerà in difesa, per lui sarebbe importante non offrire una replica a Fabrizio. Borroni e ci riesce. Alessandro solo due, ma un due di qualità. Che gli dà una messa davvero valida. Tra l'altro non mi sembra che Borroni abbia le strada, la strada delle cinque. Che c'è il pallino che sicuramente fa ombra. La strada delle tre devono essere effettuate di parabola, forse dovrà andare di parabola, alzare un po'. Il calcio della stecca per tirare di una, io sembra intenzionato a tirare le tre di parabola. Poi le doti balistiche di Fabrizio sono veramente eccezionali. Quindi non mi stupirei. E Fabrizio Borroni, fa favoloso. Che classe, Fabrizio! Super tiro, il tiro più bello di questa manifestazione. Fantastico Fabrizio, Borroni, vediamo anche 7-8 replay Mirko perché questo davvero merita, poi fatto con una naturalezza impressionante. Fantastico Borroni, dopo quello sfaccio di parabola. Anche questa super conclusione di calcio, oltretutto premiata nel migliore dei modi, ma con assoluto merito, 18 a 10: il parziale per Mascia. le sponde di calcio per borroni leggermente sul largo ma Cia sta valutando se vede una porzione di biglia in effetti la vede però Diciamo l'uscita, soprattutto dove si batte, se si batte dopo lunga dopo, o dopo in corta, non è ben chiara. Infatti, poi desiste e tira una tre sponde di calcio. Una traiettoria stretta di questa tre sponde di calcio. Però centralizza bene. Con un pallino che lo può aiutare a, a difendere da una candela. Dovrà andare su una mezza garuffa. Sempre delicata quando si gioca su un biliardo in cui si è effettuato effettivamente poche steccate quasi liscia con leggerissimo effetto e borroni anche se non è il suo bigliardo fa un altro capolavoro di calcio altri 8 punti dopo quei 10 di tre sponde di calcio di super parabola di misura 18 punti anche per borroni tutti di calcio, effettuato il massimo in entrambe le marcature. 5 spondi di calcio per Mascia. La traiettoria sembra nascere sul largo e rimane larga. Vediamo se la biglia di Mascia va proprio in fondo alla buca, tanto da non permettere un'uscita anche di biglia libera accettando la biglia sul posto, che c'è il pallino ancora all'acchito. Borroni decide di accettare biglia sul posto, vediamo se giocherà una sventaglina oppure se giocherà un eh, filotto di seconda e terza, più terza che seconda. Gioca chiaramente la sventaglina, come era ragionevole pensare, sventaglina giocata tecnicamente in modo impeccabile per Borroni: quattro punti. Forse non è arrivata la difesa piena, forse ha una piccola porzione di biglia per scappar via. Ma giusto in fase difensiva, decide di scappar via dal, dal lato sinistro, anzi, ha tirato proprio l'angolo. Ma Scia la vedeva più di un pezzettino, tirando, cercando di tirare l'angolo a scendere con la sua biglia ha scarseggiato un po' però il risultato di portarle entrambe in fondo anche in modo sfalsato, anche con l'aiuto del pallino un obiettivo raggiunto da parte di Alessandro ma Borroni qui può giocare una bricola di mezzo effetto Eh, va vicino anche alla realizzazione Borroni. Contiene buon, bene il gioco in difesa, lo stringe Mascia a sua volta su una bricola che però dovrà giocare di tutto effetto Alessandro per la presenza del pallino, quindi anticipando tanto la battuta sulla corta perché doveva girare intorno a quel pallino. È una buona uscita anche per lui perché avvicina la sua biglia, praticamente l'attacca alla sponda lunga, un'ottima difesa trasversale. Qua I problemi sono per Borroni che ha 6 sì punti di vantaggio ma deve cercare di non concedere un tiro comodo al suo avversario. Una bella uscita di Fabrizio, che anche se non difende, concede poco perché allunga il gioco. Nel caso di non rischiare una conclusione frontale. E invece la non la pensa così. Anziché giocare uno sponda palla, che avrebbe potuto portargli attacco e difesa decide di attaccare con questo striscio, gli salta un po' addosso, il risultato non è sicuramente da, da mettere in bacheca perché lascia una raddrizzata a Borroni, Borroni ha già 6 punti di vantaggio e Borroni sfrutta anche questa opportunità, 11 punti per... Per Fabrizio Borroni. E da 18 a quasi niente per Borroni adesso. Borroni ne segna 35. E Mascia è rimasto a 18, qui deve assolutamente muovere la classifica. e Lo fa molto bene Alessandro perché realizza 10 punti. Bisogna capire se riuscirà a tornare in difesa. Siamo un po' al limite, ma. Credo che Fabrizio abbia subito l'opportunità di replica su una conclusione analoga, soprattutto verso il lato destro del tavolo, anziché sul lato sinistro, come l'ha avuta Alessandro Mascia. 35 a 28. E Borroni abbassa la forza. Non è che ci fosse proprio un grande schema difensivo, o perlomeno lo schema difensivo poteva inficiare un po' la realizzazione. E allora, qua, mh, con, la gran, con la sua grande intelligenza biliardistica, eh, ha deciso di abbassare la forza, giocare queste tre passate. Anche in caso di non difesa, avrebbe allungato il gioco. Nel frattempo però Fabrizio ne ha realizzati 8, si porta a 43 più 15, quindi chi deve prendersi qualche rischio e forzare qualcosa in più sarà Alessandro, che appunto forza questa conclusione, realizza 2, ma lascia a sua volta una conclusione che è difficile immaginare che Borroni possa sbagliare con la qualità che ci ha fatto vedere fin da subito. Tra l'altro credo che giocherà sempre con il discorso, de, affronterà questo tiro sempre con le tre passate che gli hanno dato molta sicurezza. E in effetti tirata molto bene di tre passate, sei punti, grande conduzione da parte di Fabrizio anche un po' più abbondante delle tre passate. Però lo stile, la tecnica, l'armonia di Fabrizio Borroni è veramente disarmante in questa, in questa partita e in genere, ma specialmente ci ha fatto vedere dei super tiri in questa partita. 49-30, scatolino allargato per Borroni. Che può fare anche questo. E Involarsi sul 2-0. Questo è un simile match point. E non si è fatto troppo ingolosire dalla marcatura. Ho cercato di rimanere lucido, soprattutto con una buona forza per allungare il gioco. Scia, forse vede una porzione di bilia non credo che sia sufficiente per affrontare un giro. Girone. Ma sembrerebbe impostato invece sul girone così si stava impostando sul girone. Deve passare a filo di quel pallino, ma ancora il girone c'è. L'uscita è intorno, poco sopra il terzo diamante, eh, ma alla fine non eh, decide di andare di calcio. Quindi non, eh, decide di non vedere la porzione giusta per il girone. La stacca anche piuttosto bene, alla fine la difesa fa poco differenza perché credo che Borroni andrà lo stesso per una conclusione di calcio. Anche perché il pallino potrebbe essere sulla strada del giro, avrebbe poco senso metterci sotto la stecca, andare verso la palla quando c'è a disposizione una, una bricolla abbastanza ben approcciabile da parte di di borroni tra l'altro una bricolla di, di tutto effetto l'ha fatta anche se questa è una bricolla di mezzo effetto ma la strada è quella e chiaramente la sapienza e la forza di borroni fanno tutto il resto leggermente sul largo non apre bene a ventaglio offre questa opportunità ad Alessandro e questa era proprio un'opportunità perché si poteva fare attacco difesa in una situazione di 19 punti di, di svantaggio era uno dei tiri migliori che gli potesse capitare ma non lo sfrutta le sponde di calcio per Borroni Sullo stretto, ottima opportunità adesso per, eh, per Alessandro Mascia. Chi deve realizzare e difendere, ma soprattutto realizzare per mettere un po' di pressione a Borroni. Eh, ne realizza solo due, vediamo se rimane dentro. Siamo un po' al limite, forse è rimasto dentro, però effettivamente due sono un po' pochi. Doveva sì realizzare e difendere, ma sicuramente fare otto era importantissimo per lui. Deve devo cercare di sfruttare almeno questa, dal momento che non ha sfruttato al piano il giro. Su questa due a mod di tre, una piccola incertezza per Borroni, che la prende troppo internamente. Sfaccio per eh, Alessandro Mascia. Dalla grossa due ci sono, vediamo se scappa dal rimpallo, non scappa dal rimpallo e tra l'altro una biglia di borroni si stava avvicinando sì verso il filotto ma più dalla parte destra, quindi non sarebbe stata garantita almeno una marcatura da otto punti. Questo rimpallo lo fa lasciare in difesa, però lascia un po' di rimpianti sul tavolo dopo questa conclusione, specialmente dopo questa conclusione. Garuffa per Borroni, delicata con la biglia gialla molto vicina al castello, prende una quantità scarsissima di biglia all'interno, non credo che abbia completamente coperto. Sono andato sulle tre sponde, sul largo c'è la, la presenza del pallino. Forse qua Alessandro dovrà rischiare qualcosa verso la palla. anche uno striscio di passaggio di misura. Sta valutando anche il calcio di Traversino ad effetto a tenere. Addirittura se la vede da giro. Ah, addirittura la vede da giro, sì. C'è successa una cosa che è incredibile. Non pensavo mai che potesse essere abbattuto quel birillo senza toccare quel pallino. Vediamo un attimino il replay: Mirko per dall'alto perché dopo, chiaramente, questa conclusione di, di Borroni che credo si adagi al pallino da tre perché fare tre qua sarebbe un bell'affare per Borroni. Passato davvero vicinissimo a quel pallino. Infatti, ha giudicato che ci fosse la strada per il rosso o per lo stretto. Per lo stretto. Pensare di fare quel birillo senza fare il pallino era eh, davvero difficile. Torna indietro con la sua biglia, realizza il pallino da 4 dopo questo accosto, ma non difende Mascia, è un altro set point per Borroni che può sfruttare l'appoggio del pallino da 4. È un impatto che, cui deve porre attenzione Borroni, ma non dovrebbe essere più rischioso più di tanto infatti è così, fa le ali del castello ma nel frattempo ha fatto anche il pallino da 4 in totale sono 8 e 2 a 0 per, per Fabrizio Borroni un grande bigliardo del, del giocatore Lombardo, pubblicità per noi Dato che siamo all'inizio del terzo set, vediamo anche un po' di parziali. Mirko, con il nostro rullo, il tabellone, quello che tu preferisci. E noi cerchiamo di capire come stanno andando le partite sugli altri 15 biliardi montati in questa splendida location. Intanto scarica un po' di tensione anche su questo povero pallino, <ride> ma scia realizza tre punti. Allora, partiamo dalla parte alta, a sinistra, Ragonese avanti 1-0 su Propato, avanti 2-0 Rossetti, avanti 1-0 Masceri, 1-0 anche di Sgroi su Summa, parità 1-1 tra Muro e Lopez, 2-0 di Rizzo su De La Torre, Mura avanti 1-0 su David Martinelli. Lunardi avanti 1-0 su Ciammella, Mascia è sotto, appunto 2-0 con Borroni è la partita che vi stiamo offrendo, parità tra Giovannini e Moscatelli, Repoli avanti 1-0 su Cerra, 1-0 di Alasso sulla Manna, Lestino sotto 2-0 con Cipriani, Aiuta 1-0 su Di Mola, 1-0 di Barbini e eh, siamo 59 pari al primo set tra Putignano e Renna. tanto 8 a 5 il parziale in questo primo set cerca di trovare concentrazione borroni anche se mi sembra che l'abbia trovata abbastanza in questi primi due set perché ha fatto dei tiri da fantascienza uno su tutti, quel tre sponde di parabola con la partenza della biglia battente al posto del 2 e mettendo, mettendosi seduto sul tavolo ha fatto partire una poesia di tre sponde di calcio realizzato di misura solo in rosso un tiro davvero eccezionale da standing ovation E vediamo se Alessandro sfrutta questa opportunità. Non sono state tante le opportunità nitide che gli ha lasciato Borroni. Una delle tante era questa. Una delle poche era questa. Ma comodo, mano sul panno, le biglie vicine. Ma fa solo quattro Alessandro, che per adesso un po' di. Di rimpianti, di non essersi presentato al meglio sul, eh, sul tavolo, sicuramente ce l'ha. 6 punti per questa stretta di Borroni, e 6 punti su questo tiro. Era davvero il minimo sindacabile perché aveva il pallino da 4 in appoggio, scont in cui, di cui la marcatura era scontata. Quindi realizza solo un birillo del. Del castello, tentativo di steola di sponda biglia per eh, mascia. Steola che non è stata realizzata. Tentativo di pallino da tre lo fa nel migliore dei modi Borroni. Che lo prende nella parte sotto, quindi parifica ancora meglio. Possibilità di angolo a scappare per Mascia, eh, da gestire perché, soprattutto, deve gestire bene la sua perché la porterà nell'angolo in basso a destra. Quindi potrebbe a sua volta riperdere un angolo questa volta con arrivo al pallino. Però nel frattempo fa 8 punti, Alessandro. Li fa anche molto bene. Conclusione che speriamo, chiaramente, per lo spettacolo di un po' di fiducia e morale a, ad Alessandro. Occhiata al pallino. Vediamo come, come decide di gestire questo pallino Borroni. No, un traversino di prima, di tutto effetto, ad aprire, a contenere. Non riesce ad aprirla a sufficienza. Se avesse realizzato il castello, soprattutto sul largo, avrebbe potuto anche realizzare il 3. Passa stretto. E qui Marcia deve cercare di pungere anche sulle conclusioni di calcio per mettere un po' di pressione e prendere un po' di, di fiducia. oltre a non marcare nessun punto addirittura rimane anche corto in apertura, è un errore abbastanza grave per Alessandro perché concede un traversino su un tiro che può essere sfruttato difensivamente in tutt'altra maniera e puntualmente Fabrizio decide di non lasciare tanti birilli sul tavolo, buon per Alessandro che avrà l'opportunità subito della replica ma nel frattempo Borroni va a marcarsi 10 in tabella che fanno sicuramente classifica. Per, eh, per Mascia che realizza due in prima passata e due sono due sono e tali rimangono un'altra occasione buttata via da Mascia che effettivamente ha sbagliato fin troppo e nel frattempo ha trovato un borroni che ha sbagliato davvero poco quindi il parziale ci sta e il vantaggio anche in questo set pure Ma qui uno dei pochi tiri in cui ci fa vedere un po' di incertezza borroni su questo gancio è partita un po timida Alessandro va a vedere l'altezza della biglia avversaria per capire se c'è anche l'opportunità di, di uscire praticamente perpendicolare alla sponda lunga e arrivare al pallino. Intanto c'è un attimino di pausa perché c'è un piccolo trasferimento di un oggetto che da <ride> quello lì hanno trasferito dei simili lampadari che effettivamente un po' di confusione e un po' di disturbo lo recavano. Di Sventaglina ma si realizza 6 punti, l'impatto col palino da 4 non c'è. <ride> allora Mirko, dato che sono solo dai, vieni a salutare e, 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 e abbi il coraggio di, di fare la battuta. <ride> buongiorno. Buongiorno tutti. Mirko, buongiorno. No, tanto beh, scusami, tanto ti interrompo perché nel frattempo Borrone ha fatto subito 8. Vai Mirko, dimmi, di a tutti gli amici che ci seguono la battuta che mi hai sai, fatto. Sai, io sono fuori abbastanza microfono. esperto di Babbo Natale, no? E qui sull'alto tavolo c'è Luigi Renna mm. e Babbo Natale è passato con la sua renna. Era il classico <ride> renne di Babbo Natale. A posto. Dopo questo possiamo quasi chiudere. Peccato che dobbiamo stare insieme tutta la giornata. Però insomma... Il classico umorismo di Mirko Bianchi. Per palati fini. <ride> E qui la situazione non si sta mettendo per niente bene però per Mascia che su questo tentativo di Steola di 2 a di 3 alla fine deve concedere un fisso che Borroni con molta semplicità esegue appoggiandosi al palino da 4 e realizzando anche 4 punti di Castello. 43 a 25 per, per Borroni. Tentativo di Steola, questa volta rimane lungo. Alessandro. Vediamo come decide di gestire questa, questa conclusione: Borroni, se può ricavare un giro a passare sopra al pallino. Oppure si accontenterà del pallino stesso, del pallino da 3, quindi dando la, for proprio la forza del pallino. Sembra intenzionato proprio a tirare questa conclusione. Che era ragionevole pensare che potesse diventare stretta, doveva prendersi un po' di rischi eh, Fabrizio per marcarselo questo pallino. Doveva arrivare quasi a battere nell'ultimo pezzettino disponibile di lunga. E angolo traversato per, per Mascia che realizza 8 punti, finalmente una conclusione degna di nota per Mascia che si mette a meno 10. Ce la propone il nostro regista. Davvero ben giocata, soprattutto. Molto bene la battente che viene praticamente incollata alla sponda lunga, quindi rende difficile la replica di Fabrizio. E qui c'è da capire se ha a disposizione il girone Mascia. Da momento che si imposta così rapidamente, sembrerebbe di sì. Conclusione importante per il sardo che gli salta un po' addosso, vediamo se questo tiro viene migliorato dalla, dalla marcatura del pallino. Sicuramente non un giro a vuoto per Alessandro, ma a disposizione forse un angolo a scappar via, anche se non è messo nella posizione migliore, ma lo può sempre ricavare, a meno che non decida di giocare un pallino da tre, ma sembra approcciare all'angolo. Borroni angolo che viene stretto forse vediamo se evita il rimpallo lo evita di poco e non costruisce un buon parallelismo concede un traversino a mascia che qua potrebbe essere davvero il tiro del rientro che era davvero visto perso fino a qualche tiro fa poi un bell'angolo traversato un girone dove ha ricavato Pallino e qui sicuramente non deve fallire questa chance ma, ma scia se vuole allungare il match. 4 punti di Castello, 3 di Pallino, in totale sono 7. Si va in completa parità. Giro per Borroni per portarsi in chiusura. 4 punti, ben giocato, vediamo la forza, mi sembra davvero ottima la forza di questo tiro. Bravo Fabrizio, che solo una piccola incertezza su, su quell'angolo, ma poi si è, rimesso, si è rimesso subito in carreggiata. Le tribune in borghese anche Giulia Agnorelli e Andrea Martinelli a seguire questo, questo incontro. Di Gancio, in una situazione veramente aperta, cercherà di trovare l'aiuto del pallino da tre, allunga bene il gioco, eh, passa, ci passa dietro al pallino da tre. Vediamo qui Fabrizio se tira fuori il giro o se tira lo striscione. Era fatto in una posizione analoga a un giro a Buta davvero incredibile. Decide di giocare questa conclusione molto più facile tecnicamente. Analizza due punti, allunga benissimo la biglia di Maschia quasi all'intersezione delle sponde trova questo parallelismo che sicuramente non sarà non sarà facile da attaccare da parte di, di Alessandro prende in pallo eh, fortunato che realizza anche il pallino da 4 in totale sono 8 per eh, per Mascia che in maniera un po' rocambolesca si mette in chiusura a 51. Però chiusura che potrebbe avere a disposizione anche Borroni. Realizzasse due filotto 2 di Travezzino. Ha bisogno dello strike per chiudere. Due ci sono, altri due, ci il filotto c'è e c'è anche l'ultimo birillo e lo strike. Come l'ho detto, Borroni l'ha fatto e quindi vince questo match 3-0. Una prova davvero impeccabile? Quella del Lombardo. Sicuramente un po' da rivedere, eh, la prestazione di Alessandro Mascia, ma davvero un Fabrizio Borroni devastante. E andrò a chiedere la loro opinione, davvero tra pochissimo, quindi rimanete con noi per una piccola intervista ai protagonisti di questo incontro. Qua sul campo di gara con Alessandro Masci, e Alessandro, una partita con un po' di rimpianti, qualche errore di troppo, le tue capacità sulle palle frontali oggi non si sono viste, qualche, qualche occasione che ti aveva lasciato Fabrizio non l'hai sfruttata e per contenere questo Fabrizio Borroni bisognava avere un altro livello, eh? Eh sì, oggi non, non sono riuscito a prendere il tavolo, e non riuscivo a sbracciare bene, poi mi scartava un po' la, la palla, quindi... Poi Fabrizio ha giocato bene, quindi è difficile. È anche vero, nel secondo set avevi preso un po' di vantaggio. Sì, poi ti ha fatto, fatto 18 punti su due conclusioni bellissime. Sì, ha centrato la parabola lì. Subito dopo la garuffa da 8. <ride> quindi ha giocato meglio di me. Ha meritato di vincere. Comunque, sicuramente insomma, una... ci rivedremo alla. <ride> bellissimo questo gesto sono davvero molto amici insomma per oggi Fabrizio è davvero incontenibile però sicuramente per avere qualche risultato in più devi alzare il livello il di gioco, gioco. Eh, sì. no, ma infatti ho visto che scartava io ho visto che non, non ha preso il bigliardo ho visto che era un po' in... Uh, io ho cercato di approfittarne ho cercato di tirarci se sbaglia lui davanti li faccio io <ride> Comunque Fabrizio parte quella parabola da 8, quella da 10, quella garuffa poi da 8, il tiro anche molto bello che hai fatto, quello sfaccio di tre passate che forse non la vedevi, ci è arrivato, quello lì è stato davvero un super capolavoro. Sì, lì l'ho preso proprio bene, poi era rimasto fuori come sempre, sempre di tanto così, rimaneva sempre fuori di tanto così e cercavo di farli, poi so che lui se gliele fai vedere li fa, oggi invece faceva due... Due, eh, è dovuto approfittarne, poi gli ho detto hai fatto un piacere al mio al tuo amico, e gli ho detto <ride> è troppo bravo. Comunque Fabrizio questa location per te vale tanto, quindi rimani concentrato. Eh. Porta bene. Si, si inizia adesso, iniziamo adesso. Saluto a tutti gli amici. Ciao ciao ciao. Noi vi diamo l'appuntamento per le ore 13, davvero tra poco, tra un paio d'ore, per offrirvi poi i professionisti che entreranno in campo alle ore 13. Quindi ci rivediamo poi in diretta alle ore 13 per offrirvi una partita valevole eh, per il tabellone finale, dove entreranno in campo i professionisti. Quindi ci sarà sicuramente da divertirsi in questa grande giornata di Biliardo. A dopo su Biliardo Channel.